ti metto a letto. Troppo freddo e io ormai non posso più stare lontano da te. No, è tardi. Dobbiamo prendere la nostra. Vabbè, amore, passo quasi tutte le notti in ospedale. Per una volta che posso stare qui sotto accucciato con te. Dobbiamo andare. Beh, mi tocca pure cucinare per Lucifero. Non parlare così di mio fratello. Guarda che è un complimento. Vabbè, visto che in futuro avrò molto a che fare con tuo fratello, gli preparerò uno dei miei piatti preferiti. Così si abitua. Ma allora parlavi sul serio la scorsa notte? Beh, se mi dai ancora un po' di tempo sotto le coperte, ti rispiego il concetto. Allora è deciso? Dipende. Dipende da cosa? Da te. Cioè? Non so mica se sarai in grado di gestire un impegno del genere. Tutti uguali, voi uomini. Sul più bello scaricate le responsabilità. Avvocato, le frasi fatte, tienile per le arringhe in tribunale, eh? Ehi, ciao, sono io. Senti, non ti arrabbiare, purtroppo stasera non vedo come potrei... Dai, su. Dai, fammi spiegare. È che purtroppo l'uomo e mia sorella ci ha invitati a cena e non vedo come... Dai, su, cercherò di farmi perdonare in qualche modo, sì. Come? Oddio. Dovrei chiedermi in ginocchio di smettere, lo sai questa, no? No, Lambertini, ascolti bene, per favore. Io non posso adesso produrre chiffon solo perché lei ha ordinato sete e adesso vuole lo chiffon. Cerchi di capire. Sì, possiamo parlarne domani, adesso sono con mia moglie, vorrei... Ok, grazie, d'accordo. A domani, un saluto alla signora, Era Lambertini. Ah sì? Dai, Lambertini, non te lo ricordi l'anno scorso a Milano? La collezione autunno-inverno? Oh, 30 miliardi di fatturato, è mica male, no? Andiamo? Tua sorella ci aspetta. Ma no, scusa, tu andresti in giro così? Perché cosa c'è che non va? Non lo so se ti sembra il modo questo di vestirti. Vuoi forse imbroccare qualcuno? Un vestito del genere può piacere solo uno come Bruno De Carolis. L'hai messo per lui? La tua gelosia è ridicola. La gelosia è sempre ridicola. Ma non sei stata tu a dire che do gli ottimi colpi? Ho solo detto che gioca bene a tennis, tutto qui. Tennis? Si chiama così adesso? Chiamalo come vuoi. Un attimo, ho lasciato solo le chiavi. Aspetta, prendiamo la mia. Ecco a lei, signora. Arrivederci. Prego. Venga, signora, un bel massaggio e si sente in alto. Ecco, vieni su. Opla! Ma sai che questo taglio mi è venuto proprio bene. E mi sa che ci abbiamo preso anche col colore questa volta. Una volta mi facevo bella per gli uomini, per i morosi. E adesso lo faccio per mia figlia. Ma ti pare normale? Ogni volta che Chiara torna a casa io mi sento emozionata come una cretina. Un po' ti invidio. Non sai quante volte ho sognato una famiglia come la tua. E invece, guarda qua. Sono arrivata ai 40 anni e... Ne hai 38, cominciamo. È un figlio di 20 che mi dà un sacco di pensieri. Qualche volta penso che non ce la faccio da sola. Ma dai, che Luca non è un cattivo ragazzo. Soltanto che c'è bisogno di un po' di fiducia, no? Tu dici? Ma sì, ma prendi Chiara. Dopo la laurea poteva aprirsi il suo bell'ambulatorio Como, no? E invece no. Vado a Parigi, dice. A Parigi. Per un corso di specializzazione, non mi ricordo in che cosa. Beh, insomma, io non ci dormivo la notte, guarda. E perché proprio a Parigi? Non poteva specializzarsi a Milano? Ma pare di no. Comunque, lei in Francia si sente realizzata. C'ha questo professore che le vuole bene come una figlia e farà una carriera che vedrà dove arriva. Per dire che alla fine i figli devono fare di testa propria. Ma capirai, se Luca lo lascia fare di testa sua, ma sai dove mi finisce? E allora che ne dici? Chiara sarà orgogliosa di questo schianto di mamma. Ciao. Ehi, Pulce,
Lo sai cos'è questo? Questo è uno Chateau Margaux 88. E hai idea di che cosa c'è dentro? Vino, papà. Non vino, il vino, mia cara. Ciao Eva, ma non avevi una cena di lavoro tu? Non più, come vedi. Ah, beh, bene, così sei qui per quando arriva tua sorella, non sei contenta? No, sono una belva, tanto per cambiare. Dai, tira fuori un bel sorriso che stasera si festeggia, su. Papà, sono anni che vai e viene da Parigi. Non è che ogni volta dobbiamo stendere tappeti rossi. Non credi che se lo meriti? Ha solo 2 anni più di te, ha già 3 lauree? No, 1 laurea e 2 specializzazioni, per essere esatti. L'invidia è uno dei peccati peggiori, lo sai? Anche la puzza sotto al naso. Vado in camera mia. Proprio di buon umore, eh? D'altra parte l'ha detto lei stessa che era una belva, no? Wow! Accomodatevi, vi abbiamo preparato qualcosa. Aperitivo della casa, è l'unica cosa che ho preparato io. Vieni. Sono sicura che è buonissima. Per me un goccio di whisky andrebbe meglio. Sì, grazie. Prima di cena. Si dice un gran bene di te, Andrea, come manager intendo. Aumento dei profitti, dei fatturati. Hanno fatto meraviglia la Bocconi. Ma sai Bruno, io non credo che sia una questione di scuole. Grazie. O uno è dotato o non lo è. Dotato? Scusa. Mio padre conduceva l'azienda come 20 anni fa, né più né meno. E così ho dovuto fargli capire che se non mi avesse dato le redini della situazione, ci saremmo trovati tutti, come si suol dire, con il culo per terra. Lui è molto bravo a dire le altre cose bene fare. Io credo che un giovane debba sempre cercare di superare il genitore per dimostrare, beh, prima a se stesso, poi agli altri, di valere qualcosa. Dovresti farlo anche tu, Bruno, sai? Non è il mio obiettivo. Io, guarda, già fatico a sopportare mio padre tutti i giorni in ospedale, quindi... Io con mio padre mai una lite. Un idilio perfetto. Ero viziato da fare schifo. Però alla fine non so se è stato un bene. E perché no, scusa? Guarda che poter contare su qualcuno sempre e comunque è una grandissima ricchezza. È vero. Quando lui è morto, però, la vita mi è crollata addosso. Ero persa. Qualunque cosa mi sembrava terribilmente complicato. Io invece posso dire di essere diventata avvocato grazie a mia madre. Il suo sport preferito era accusarmi di tutto. Quindi ho fatto di necessità virtù. Comunque, per fortuna ora siamo grandi e le uniche famiglie di cui dovremmo preoccuparci sono quelle che ci costruiremo noi, no? Infatti, abbiamo un'importante cosa da dirvi. Ecco qua. Allora, siete i primi a saperlo. Ci sposiamo. L'abbiamo deciso ieri sera. Sull'onda dell'entusiasmo, immagino. Almeno fate finta di essere contenti. Ma certo che lo siamo, cara. Cosa ti fa credere il contrario? Anzi, sai che ti dico? Brindiamo. Viva gli sposi. È così che si dice in questi casi, no? Spesa, ma dove ce l'hai la testa? Su, aiuta la mamma. Vai, aiutare. Un cappuccino con tanta schiuma. Una montagna, mademoiselle, una montagna. No, non cominciamo con i lacrimoni, eh. Ma scusa, avevi detto che arrivavi più tardi, ma gli può far prendere un colpo tuo padre, guarda che c'è una certa età. La stessa della mamma. Buono questo risotto. Bruno è un bravissimo cuoco. Una dote indispensabile per un marito. Beh, non l'ho scelto per questo. Spero bene. Sai, i pregi si scoprono subito. Per i difetti ci vuole un po' di tempo. Scusate.
Quanto tempo è che vi conoscete? Solo qualche mese? Esatto? E allora perché precipitare le cose? Perdonate la battutaccia, ma certe decisioni non si prendono durante un amplesso. Certe decisioni si prendono quando se ne ha voglia, Andrea. Vedi, un giorno conosci una persona e scopri di amarla e di volerla avere accanto per tutta la vita. È così, semplice, è inevitabile. Il tuo cambiamento mi lascia completamente senza parole, Bruno, sai? Ma non eri tu quello contrario al matrimonio? Per fortuna a volte si cambia. Scusate. A volte potresti anche stare zitto. Ho la sana abitudine di dire quello che penso. La vuoi piantare di bere? Io ho la sana abitudine di fare quello che voglio. Ecco fatto. Oggi il ristorante resta aperto solo per lei, dottoressa Bonelli. Ma Eva dov'è? Non ti preoccupare che adesso arriva. Piuttosto, Mirella, dici il menù, Allora, per antipasto abbiamo boucher con funghetti e crema. Poi per il primo brodo con pasta reale che ti piace tanto. E poi ci sono le tinche che ha pescato tuo padre, che sono 2 giorni a marinare. E poi per dolce, charlotte di castagne. Motivo per tornare più spesso, no? Ma tu cosa hai fatto ai capelli? No, sei accorto finalmente, eh? Stai benissimo, mamma. Certo, ci vorrebbe un bel restauro generale. Ma dillo tu, restauro, caffonche, ma tuo padre. Ma... Ciao, bellissima. Ciao, Chiara, bentornata. Bene, adesso che ci siamo tutti, sentite un po', si mangia tra un'ora esatta, eh? Mm-hmm. Mirella, vai a dirigere l'orchestra. E tu, Chiara, un momento, prima volevo dirvi una cosa. E volevo dirvi che io sono tornata per restare. Per sempre, intendo. La devi piantare di trattare Bruno in questo modo. Tu e la tua aria di sufficienza. Di un po', bambina. Sono tuo fratello, no? È mio dovere preciso proteggerti. Hai idea quell'uomo quanto sia riuscito a mangiarsi ultimamente a carte? Senza contare poi gli altri vizietti. Beh, adesso è cambiato. Un miracolo. Sì, un miracolo. L'amore può fare anche questo, sai? Dubito. Beh, Sofia è cambiata stando accanto a te, o sbaglio? No, no, non sbagli. Anzi, hai ragione, sai? Il suo gusto del vestire in effetti è notevolmente peggiorato. È lei che è peggiorata. La stai trasformando in una donna infelice. La stai facendo soffrire. Ha tutto ciò che una donna può volere di meglio dalla vita, Adriana. Ah sì, tranne l'amore. È quello di cui ha bisogno. Invece di trattarla come una cretina, cerca di capire perché si comporta così. Aiutala! Adriana, io ti sarei profondamente grato se tu evitassi di ficcare il naso nel mio matrimonio. Sono stato chiaro? Perché tu cosa stai facendo con me? Sì, non c'è problema. Chiama Giacomo e digli di non preoccuparsi. Lo sostituisco io in ospedale. Sì, sarò in rianimazione tra circa mezz'ora. Va bene, ciao. Che c'è? Sono triste. Ma soprattutto preoccupata. Non ti sposare. Perché? Non ti capisco. Guardami. Apri gli occhi. Ti vuoi ridurre come me? Io sono felice con Adriana. Shh, non mi interessa. C'è una cosa che devi assolutamente sapere. Il concorso, non vi ho detto nulla perché volevo pensarci su e decidere da sola. Poi l'ho vinto e hai deciso. Brava, hai fatto bene. Ma quel professore di Parigi là ci sarà rimasto mica tanto bene, eh? Mi sa che contava tanto su di te, ti voleva bene come una figlia, vero? Già. Riesci sempre a suscitare istinti paterni negli uomini, eh? Certo non è l'istinto che susciti tu. Lisa! Chi ti capisce, bravo.
andare via da una città come Parigi. Guarda, puoi anche andare a vivere sulla luna, ma quello che devi chiederti è: sono felice? Ed io non lo ero più in quella città. Parigi, oh cara, noi lasceremo la vita uniti, trascorrere. Sono felicissimo. Voglio sacrificare il pezzo forte della mia collezione. Oh, lasciatemelo fare, lo sacrifico. Oh, per la mia bambina, il migliore del mondo. The best of the world. Presto, dai, ecco, prima la piccolina, su. Wow. Poi alla mamma. Grazie. A Eva. Ecco qua. Al papà. E ultima e prima la mia bella bambina che è tornata. A Chiara. A Chiara, bentornata, amore. Bentornata. Amore, era all'ospedale. C'è mio cognato con la febbre e devo sostituire io stanotte, mi dispiace. Va bene. Facciamo un caffè? Volentieri. A pensarci bene, anch'io del lavoro ritratto da sbrigare. Beviamo almeno il caffè? Prendi il cappotto e andiamo, è tardi. Queste sono le gioie della vita. Vado un attimo in camera, ci vediamo più tardi. Io vado in cucina. Vieni lì, dammi una manda, eh. Sì. Perché ti comporti così con Chiara, tu? Così come? Ma dai, mai una parola gentile, mai un sorriso. Ti rivolgi a lei soltanto se puoi attaccarla. Sai che c'è? Qualunque cosa dice o fa, voi pendete dalle sue labbra. Siete assurdi, non me ne rendete conto? Io a te proprio non ti capisco, ma come? Lei è tornata a casa, siamo contenti, dovresti esserlo pure tu, invece... Non è me che devi capire, ma lei. Quella ci sta prendendo in giro tutti. Perché dici così? Si è sistemata a Parigi. Il suo professore stravede. E lei che fa? Torna a Como. Beh, vabbè, se ha trovato un lavoro qui, scusa. Sì, certo, è come se una sogna di fare la fotomodella e si trasferisce a Lampedusa. Se proprio vuoi sapere come la penso, o è matta, o c'è qualcosa sotto. Beh, è stato un vero piacere, ragazzi. Grazie di tutto e tanti auguri. Grazie a voi. L'aria pesante? Beh, speriamo andasse meglio. Cerchiamo di pensare a noi e non lasciamo che ci rovinino questi momenti. Vieni qui. A noi non succederà, vero? Non diventeremo come loro. No. A noi non succederà. Non ho voglia di andare a casa. Ah no? Dove vorresti andare? Sentiamo. Dai, ti prego, facciamo un giro in centro. Magari mi lasci là, faccio una passeggiata e poi torno in taxi. Allora mi hai preso proprio per un idiota. Perché? Ho bisogno di respirare, Andrea, per favore. Non ce la faccio più. Stare un po' da sola mi farà bene. Ascolta bene. Ascoltami attentamente. No. La balla dell'ospedale la potrei fare per bere a quella cosciva di mia sorella, capito? Non a me. Io non mi faccio prendere per fondali da voi, è chiaro? Dica, è chiaro! Sì, è chiaro, ma sei impazzito! Senti, tu puoi fare qualche cacchio di male nella tua vita. Puoi anche ammazzarti, se credi. Ma non devi mai, ricordati, mai prendermi per i fondelli. Li ho visto tubare insieme, cosa credi, eh? Non sono così cretino come sembra, sai. Hai appuntamento con lui, vero? Hai organizzato tutto di nascosto, eh? Nell'ospedale, tu la passeggiata. Tu, proprio tu mi accusi di avere un amante. Tu con i tuoi straordinari, con le tue bugie, eh? Sei ridicola. Poi stiamo parlando di te adesso. Com'è che hai detto oggi? La gelosia è sempre ridicola, no? Beh, allora ridiamo. Forza, ridiamo. Maledetto il giorno che ti ho sposata. Ora basta, mi hai stufato. Fammi scendere subito. Scordatela, stronzetta. Voglio la verità, hai capito? Io voglio la verità! Thank you.
voglio sapere tutto di te, Bruno De Carlo. E poi forse ti faccio scendere. La verità è una sola. Io non ne posso più di te, del nostro matrimonio, delle tue ipocrisie. Stai attenta. Prima mi dici tutto e prima forse scendi, eh? Ah sì? Benissimo. Vuoi sapere se Bruno è mio amante? Esattamente, voglio sapere se Bruno è il tuo amante. E va bene. Faccio l'amore con lui come non l'ho mai fatto con nessuno. È questo che volevi sapere? È questo? Eh? Ah! Ah!